intorno, in questo posto in cui c'è un po' di eco, ma perché non vedo quasi niente intorno a me, una persona mi ha detto: devi vedere l'ultimo arrivato tra i droni di DJI, ti devo assolutamente far conoscere questa cosa, tu impazzirai, l'amerai tantissimo. E quindi, ma soprattutto, chi è che mi ha detto, chi devo incontrare? Vedo un'ombra che è arrivata, che cerchiamo di capire di chi si tratta, eh? Vediamo. Eccomi qua. Oddio, ciao, ciao. Ma tu sei? Sono io, sono Ma dove io. Siamo? Perché c'è l'eco? Perché qui è tutto ancora no. Un po' vuoto, un po' in fase di allestimento. Questa è la sede Personal Drones, quindi stiamo rattrezzando tutto. E c'è un po' d'eco perché è una stanza vuota e sarà la stanza poi in cui ci saranno cose che secondo me la devi tenere vuota, non sai perché? Molto minima, molto Apple. No, perché così ci fai volare il drone, no? Anche, sì, magari poi intorno ci mettiamo la gomma piuma, così sì. Se i droni vanno a sbattere di qua e di là. Poi veniamo tutti qua, già tanto alle gabbie di matti ci sei abituato. Come no, a voglia. Ma insomma sto drone che qui non vedo nessun ingombro, cioè dov'è che l'hai messo? L'hai nascosto? Dove ce l'hai? Facci vedere dove l'hai messo. No, non fare queste cose. Non fare così, già mi metto in mezzo. Lo tiro fuori. Cioè, ragazzi. Lo tiro fuori. È lui, non so. Ecco qua. Oddio. No, scusa, vorrei far vedere alle persone la mia borsa. iPhone Quindi, 6. Finalmente un drone che mi entra nella borsetta. Sì, drone e... radiocomando, quindi questo è il necessario per poter volare. C'è anche la batteria, già sta qua c'è dentro. C'è una batteria dentro. Già collegata al drone. Sì, batteria, eliche, radiocomando. Veramente questo ti entra dentro una corsetta. Senti, ma per chi non lo sapesse dobbiamo dire il nome, facciamo vedere Mavic la scatola. Facciamo vedere. Pensa a te, quando uno lo compra che è abituato a degli scatoloni giganteschi, ecco invece il massimo dell'ingombro direi che è più piccola di una scatola di scarpe. Cioè, quindi dentro a questa scatola troverete il drone, il radiocomando, quindi il drone dentro alla sua custodia, abbiamo così vedete. Quindi la custodia che contiene il drone, che eccolo bello. Qui. Questo è il drone nero, la versione nera, Onyx Black, se no c'è anche bianco e rosso. Il rosso lucido è bellissimo. Tiriamo fuori, eccolo qui, è nella configurazione ovviamente ripiegato. Che 400 grammi. 430 grammi, compresa batteria, eliche, quindi proprio in assetto di volo. Apriamo. E questo credo che sarà la cosa che due mi Due zampe più, così, più due manca. Braccia così, e due braccia così, tac, e quindi... i piedini in cui sono le antenne, in cui sono riposte le due antenne per il collegamento con il radiocomando, e questo è un drone aperto, queste forme affusolate, le griglie di aerazione, i sensori anticollisione. Allora lui ha sensori frontali poi e posteriori e ha il VPS al di sotto, che sono questi altri sensori, queste due camere e questi due sensori all'infrarosso, si vedono, ok, sì, che gli permettono di andare sia a capire da dove è decollato e ritornare quindi nel punto esatto. Perché scatta una serie di foto al decollo in maniera tale che oltre al GPS che gli dà il punto home, mm-hmm. Ha anche delle informazioni visive, perché il GPS sappiamo che ha uno scarto di un metro e mezzo, quindi potrebbe anche ritornare in un punto altro rispetto alla home precisa. Con le camere, il VPS, quindi qui al di sotto, riesce a tornare esattamente nel punto preciso, se c'è qualcosa da riconoscere, ovviamente se c'è un pattern, un qualche simbolo, se è un pavimento bianco ovviamente non può orientarsi. E quindi grazie a questo sistema di sensori su tre lati può andare a ricostruire l'ambiente e a evitare gli ostacoli, oltre che ad atterrare dove è decollato precisamente. Senti, ma così adesso ti interrogo, sì. Ma rispetto al numero di sensori, per esempio del Phantom 4, che poi nel Phantom 4 Pro cambiano, giusto? Phantom 4 Pro ha i sensori anteriori, posteriori e anche laterali, però non sono questi sensori qui con due camere stereoscopiche, quelli lì laterali. Sul Phantom 4 Pro i laterali sono degli infrarossi come questi. E non funzionano sempre sul Phantom 4 Pro, funzionano solo in modalità tripod e in modalità beginner.
Quindi in pratica più o meno i sensori che sono sempre attivi sono, cioè, gli stessi che anche il Mavic Air, quindi anteriore e posteriore. Mentre però chi ha il Phantom 2, chi ha il Phantom 4 li ha solo anteriori, sì. Chi ha il Phantom 4 Pro anteriori, sì, e posteriori, e laterali, sì, ma attivi solo in due modalità specifiche che non si usano comunque regolarmente per il volo normale. Quindi diciamo che più o meno la sensoristica, oltre al VPS, che è anche ovviamente il Phantom 4 Pro e il Phantom 4, però al posto dei due, cioè, sensori ad infrarosso, agli ultrasuoni. Per chi vuole una sicurezza in più in volo senza dover necessariamente ricorrere a prezzi un po' più esosi, qui può trovare quello che serve. Anzi, questo oltre, cioè in più rispetto al Phantom 4 Pro, evita gli ostacoli, non si ferma solo davanti agli ostacoli, ma ha un sistema per evitarli. Il sensore ti dà quella sicurezza in più, no? Di non creare il danno, di non creare l'impatto. Abbiamo capito che tu puoi togliere il sensore, però se poi, che ne so, ti gira, certo, la testa, certo, fai, oppure ti prende un raptus al pollice e vai a sbattere contro la colonna, sì, sì, diciamo, certo, che non è, ecco, quindi questa cosa è assolutamente positiva e quindi è la prima volta che la vediamo. È la prima volta che la vediamo su un drone, sì, è la prima volta. Questo qui infatti sarà un po', secondo me, la piattaforma di lancio di alcune cose che troveremo sul Mavic Pro 2, sul Phantom 5. Il segnale non è comunque stabile come il Mavic Pro, cioè la connessione tra il drone e il radiocomando è in Wi-Fi, Wi-Fi standard sul Mavic Air. Quindi comunque è abbastanza suscettibile di interferenze, soprattutto in aree urbane dove comunque c'è tanta... cellulari, cose, sì, del genere. Il Mavic Pro ha invece l'OcuSync, che è un protocollo di trasmissione proprietario di DJI che ti permette di avere comunque connessione stabile anche fino a 4-5 km. Quindi il Mavic Air è un passo più giù rispetto al Mavic Pro per la connessione, per tante altre funzionalità è anche superiore. Quindi il Mavic Pro 2 probabilmente avrà le caratteristiche che ha il Mavic Air, se non di più, e in più avrà l'OcuSync. Però allora uno si domanda perché però debba mantenere il taglio, per taglio intendo il formato, la pesantezza dell'attuale Mavic Pro. Beh, il Mavic Pro comunque ha delle funzionalità che un gimbal un po' più grande riesce a fornirsi. Meglio. Per esempio il gimbal che... Ah no, che è chiuso, quindi non si vede. Il gimbal che ha il Mavic Air è un gimbal a tre assi, quindi è stabilizzato sul pan, cioè sullo yaw, sul tilt e sul roll. Però a velocità elevate o se ci sono frenate brusche, un po' soft. Ci sarà il cosiddetto rinculo. C'è il rinculo in sport mode, che è la velocità, che è la modalità più veloce, come dire, non riesce a stabilizzare sul roll e sul pitch, quindi la camera si abbasserà e non rimarrà stabilizzata sull'orizzonte in sport mode. Mentre invece il Mavic Pro riesce a farlo perché ha un gimbal che è più grande. Se uno dovesse invece usarlo prevalentemente per fare video e quindi comunque andare in tutta calma, perché fare video poi in cui vai troppo veloce ne risente, sì, un sì, po' sì, la qualità, non dovrebbe sentire troppa differenza con i problemi di no. gimbal, eccetera. In questo caso hai solo davvero il problema, fra virgolette, che non hai il segnale. Quindi così chi, stabile come secondo te, chi viene dal Phantom 4 o Phantom 4 Pro può percepire questa differenza? Comunque il Phantom 4, Phantom 4 Pro non hanno l'OcuSync, che è prerogativa solo del Mavic Pro, però hanno il Lightbridge, che è comunque superiore al Wi-Fi del Mavic Air. Quindi diciamo che se ne potrebbero accorgere un po' che magari non riescono ad arrivare a 3 km, ma anche se non bella, si potrebbe, ragazzi, infatti, cioè noi parliamo chi di... non ha intenzione, diciamo, di contravvenire le regole, parlo perché come me purtroppo tra virgolette c'ha pure la targa sul drone, quindi non può, sa che comunque si atterrà alle regole, quindi sa che comunque con brevetto metri. Non andrà oltre 500 metri per, col brevetto, non si dovrebbe in teoria accorgere della differenza di segnale. Ma io con il Phantom 4 tutto a posto, nessuna interferenza, vi giuro che se mi allontano oltre i 350-400 metri mi inizia a dare segnali di... Comunque ti fa qualche lag, qualche cosa col Phantom 4? Assolutamente. Poi vabbè, dipende sempre molto dall'area. Ho provato anche a cambiare, usare l'iPhone al posto dell'iPad per vedere se magari c'era qualche cosa che non andava nel dispositivo. No, niente.
Ma sempre la stessa area, ha cambiato area. No, ma posti diversi. Ho beccato io il Phantom 4 sfigato. No, a parte gli scherzi. A comprare su Amazon, non comprate su Amazon. Su perché io non lo conoscevo a Vittorio. Punto personaldrones.it. Allora, io adesso sembra che sto facendo pubblicità, ma a me non mi frega assolutamente niente, fate come vi pare, però se io avessi conosciuto Vittorio prima di comprare il Phantom 4, invece io siccome avevo il Phantom 4 dopo ho conosciuto Vittorio, però mi sarei rivolta a lui, mi avrebbe anche consigliato bene, perché io ho sempre pensato questo, che il fatto non è solo il fatto di comprare un articolo, il valore aggiunto te lo dà il punto di riferimento che diventa per te poi la persona a cui ti rivolgi, e quando lo devi scegliere, quando sei in dubbio, oppure quando c'è anche una problematica. Insomma, Vittorio, porca miseria, è stata una fonte di ispirazione, una luce dopo, fuori dal tunnel. Poi dopo la 100 euro, cioè, se l'è meritata oggi, questo qui è radiocomando, piccolino anche, perché sennò uno poi c'ha il drone piccolo, qui metti il cellulare con la sua app. In cui ci sono un po' di funzioni in più rispetto a quelle a cui siamo abituati avendo un Phantom 4. C'è qualche funzionalità di volo automatico, boomerang, asteroid, boomerang e asteroid, dei movimenti già impostati che fa il drone, oltre al solito point of interest. Senti, una curiosità, è vero, ho sentito dire, sai, rumors del momento, che l'active track su di lui funziona molto meglio rispetto a quello, che ne so, del Quad, del Phantom 4, del Mavic Pro, eccetera. C'è chi lo dice? Molto meglio. Che lo perde meno, che perde meno frequentemente il soggetto. Come confronto? Tocca sperimentare, ragazzi. Faremo una prova dell'active track e vi daremo il responso. Cioè, la cosa carina è che si tolgono gli stick. Che non. Che su Mavic Pro non è possibile. Pensa fare. A guidare senza stick. No, che stanno qua, stanno qui nascosti e si montano così da rendere più. Cioè, più portatile il radiocomando, perché non si ha. Io avrò il terrore di perderli, e quindi è molto comodo questo. E questa è una cosa che il Mavic Pro non ha, che nei primi Mavic Pro, nei prototipi c'era come idea, poi non è stata inserita ed erano stick fissi, qui invece sono stick rimovibili. Tu non lo sai? Che noi saremo nello stesso posto e forse alla stessa momento. Ora, quasi? Non a lo Roma so. Drone. A Roma Drone, io non so, ignoro il motivo, spiegamelo tu, mi danno un'aula a me. Cioè l'aula 5 sarà l'aula 5 il 22 febbraio in un orario. A che ora? Un orario che più sfigato non si può, all'ora di pranzo. Cioè, dalle 14 alle 15. Ce l'ho alle 16. Il 22? 21 e 22, due interventi 16 e 16. C'è una digerita. O 15 e 16, non mi ricordo. Allora, secondo me, siccome c'era un'ora di buco dove le persone tanto non. Cioè, vanno a mangiare o non hanno ancora digerito, non sapevano cosa farci, mi hanno detto: Roberta, vieni a parlare, a raccontare la tua esperienza con i droni. In aula 5, dalle 14 alle 15, quando uno c'ha la cecagna che ha appena mangiato, quindi stai sicuramente attentissimo a quello che stai dicendo. E io, sì, certo, come no? Vabbè, se no. Oppure prendi al contrario, cioè il fatto che se avessero messo qualcuno di soporifero sarebbe stato a quell'ora peggio, quindi hanno scelto qualcuno che tiene più viva l'attenzione, forse è un complimento. Cioè, scegli pensa qualcuno che riesce. Responsabilità. Comunque. Ricorda, approfittiamo di questo teatrino. Però venite. Chiaramente anche improvvisato. Cosa... Perché siamo tutte e due quasi alla stessa ora nello stesso posto. Lui c'è il 21 e il 22. 21 e 22. A che ora? Mercoledì e giovedì sarebbero. Sì. Dalle 4. All'Università di Roma 3, a Vasca Navale, a Roma, cioè a Viale Marconi, nella sede che è lì. Dalle 4? Un giorno è dalle 4 alle 5. Aula? Presentazione del... Non lo so. Non la sai. Vabbè, andate a vedere, metti poi in selezione. Cercatelo romadrone.it, sì, cercate sul sito, mi pare .com, non sa neanche cosa fa e di cosa parla. Io vado là, poi quello che è più improvvisato di me. Sì. Io pensavo di essere improvvisato, ma non pensare cosa, cioè non si deve preparare. Io manco ne so. Ah, poi faremo le prove pure di volo, cioè faremo, c'è una voliera, proveremo a volare, poi dopo anche. Sì. Cioè sentite prima la sua conferenza e poi dopo ci facciamo un volo, vediamo qualcosa. Anche visto che siamo là, il Mavic Air o altri droni. Ma li fai provare a guidare? Questo sì, il Mavic Air sì. Poi ci saranno altri droni, cioè il Matrice 200, droni Enterprise. Droni, detto ciò, grazie per l'ascolto. Taglierò grazie tantissimo questo video perché non sono. No, secondo me. 33 minuti. Le informazioni su passeranno questo passeranno qui sotto al video. Sotto al video, se ci state guardando sotto YouTube, trovate il link per trovare il programma anche. Magari. Perché? No, di che?
di questo. Ah, di questo, no, scusa, pensavo a Roma Drone. No, infatti sì, che c'è, dove frega, lo trovo? Roma Drone. Vi mettiamo il link per trovare sì, questo, ci sono già, giusto? Ce l'hai? Sì, ci sono. Ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao.